a Catania e Palermo, termovalorizzatori sì o no? Ne parleremo tra poco, incontreremo un liutaio catanese e poi una notizia, l'arrivo degli psicologi di base in tutta la regione. Ma prima di tutto c'è molta cronaca stamane, molte iniziative anticrimine, una vasta operazione coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, si chiama Catena Spezzata, e ha colpito un'organizzazione malavitosa dedita alle rapine, alle estorsioni, allo smercio di droga, fatti contestati, vedete le immagini, ecco, queste sono proprio un momento di una delle rapine avvenute tra l'ottobre e il dicembre dell'anno scorso. Tra l'altro hanno ricostruito non solo fatti come questi, vedete, con rapine a mano armata, ma anche autentiche spedizioni nei confronti di negozianti che venivano brutalmente aggrediti e poi rapinati. C'erano proprio delle spedizioni punitive. Ma non è tutto, sono stati sequestrati beni per 86 milioni dalla Guardia di Finanza di Catania, che ha eseguito dei controlli anche fuori dalla Sicilia, in Campania, nel Lazio, nella Lombardia e nel Veneto. Si chiama un'operazione, questa operazione è qui, cui state vedendo l'avvio, si chiama Replay, effettuata dalla Guardia di Finanza di Catania. Ci sono 31 indagati, fanno parte, sospettati di far parte del clan Scalisi di Adrano, che sarebbe una articolazione locale della famiglia dei Laudani. E poi c'è ancora un controllo importante dei carabinieri dei NAS di Catania, hanno segnalato, cioè in qualche modo hanno denunciato, ecco, 7 ristoranti e una gelateria della città di Catania per violazione nel settore di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Sentiamo nei particolari, un po' disgustosi, in una trattoria hanno sequestrato cucine e depositi in base da scarafaggi, ambienti igienico-sanitari molto precari, come potete immaginare. Queste le 3 operazioni in corso stamane, in tempo reale vi abbiamo informato. Adesso passiamo alla movida a Catania, per la quale c'è emergenza sicurezza. Ci sono numerosi controlli interforze, a cui naturalmente l'opinione pubblica fa un plauso, ma in realtà la strada per la legalità rimane in salita. Vediamo. Non li ferma nessuno, neanche i controlli delle forze dell'ordine, che a giudicare dai video non sembrano mettere in freno alla movida violenta. Le immagini che vi mostriamo nel perimetro del Castello Ursino in piazza Teatro Massimo a Catania certificano che qualcosa non va dal punto di vista della sicurezza, della prevenzione e della repressione. Ed è scivolato via un altro fine settimana dove non sono mancati i controlli di carabinieri e polizia e dove non sono mancati episodi di violenza con giovinastri e teppisti in preda ai fumi dell'alcol che hanno preso d'assalto il centro storico di Catania. Mi tocca vedere situazioni di degrado assoluto e mancanza completa di sicurezza di forze dell'ordine, di polizia. Vediamo scorazzare ragazzini e ragazzi con le moto e con le mini moto che disturbano e spaventano i turisti e sono costretti a scappare. Eppure sulle nostre teste noi vediamo che ci sono almeno 2-3 telecamere, ma servono realmente? Ma sinceramente credo proprio di no, perché riescono i ragazzi a nascondere le targhe. Dal Castello Ursino a Piazza Teatro Massimo, zone in parte sorvegliate ed in parte no. Siamo in via del Mutilato e questo è l'unico dissuasore con una catena dei blocchi in cemento che impedisce l'accesso in Piazza Teatro Massimo. Impedisce tra virgolette perché ai lati i motorini possono entrare tranquillamente e soprattutto non ci sono telecamere. Libero accesso, così gli scooter arrivano direttamente in piazza e rimangono tra sgommate, clacson e slalom tra i passanti. Una situazione insostenibile per i residenti che da anni chiedono interventi risolutivi. Il sabato sera rimane un momento di alta tensione perché anche nelle zone a traffico limitato e chiuso continuano a venire da varchi non completati motorini, moto con aria molto spavalda e provocatoria che vanno a rioccupare questi spazi. Queste bande non mollano facilmente e continuano ad avere dei punti di riferimento in locali che in parte avevano chiuso e stanno riaprendo, che vendono alcolici fino a tarda ora anche a minorenni. A terra, cocci di bottiglie in bella mostra nei pressi della fontana e con vista teatro, per una rappresentazione mortificante.
Questa è la situazione quindi davanti al Teatro Massimo Bellini. E vogliamo passare alla segna stampa, Angelo? Sì, cominciamo subito, lo facciamo con la Sicilia di Catania. Sono tante notizie sulla prima. Intanto parliamo subito di sanità e di nomine. Rinvio sui manager, i 18 commissari prorogati fino al 31 gennaio 2024. Non riescono a mettersi d'accordo. L'unica decisione presa. Si rinvia. E poi il processo montante, fondi neri a Crocetta, ma che l'ex governatore sostenuto dal suo popolo. E poi ancora, stavolta un fatto che non ha niente a che vedere con la nostra diciamo regione, calcio scommesse, shock, la procura indaga adesso Corona, ha diffamato due calciatori facendo i nomi e pare, insomma, non sono coinvolti, non sono in questo momento oggetto di indagine. E poi le altre notizie che non sono positive, perché a Catania e Palermo sono ultime al 105° posto nell'annuale report di Legambiente e un focus per quanto riguarda le periferie. In Italia 4 milioni di bambini aspettano risposte. Adesso anche le vicende che riguardano diciamo, i fatti internazionali. A Gaza tregua per gli ostaggi, spiraglio per 50 civili, Mattarella, il mondo cambia in peggio, sono le parole del Presidente della Repubblica. E questa notizia che riguarda, ahimè, purtroppo anche la Sicilia, in modo particolare i ragazzi siciliani non sanno risparmiare e sono tra i più indebitati in Italia per acquistare uno smartphone. Fanno i debiti per comprarsi per comprare il telefonino, cioè l'ultimo quello insomma più appena aggiornato. Esattamente. E poi la politica, le elezioni suppletive a Monza, Galliani nel segno di Berlusconi, scateno De Luca, si ferma al 2%, insomma un po' pochino probabilmente rispetto alle aspettative. E ancora, lasciamo adesso la prima pagina, ma andiamo a vedere qualcosa in più dalle pagine interne. Sanità, c'è l'accordo, questo è l'accordo, nomine dei manager rinviate al 2024. Questo è l'accordo che si è riuscito ad ottenere in maggioranza, gli attuali commissari prorogati fino al prossimo 31 gennaio, aggiorni l'atto già in giunta, questa è la domanda che si fa Mario Barresi dalle righe, dalle colonne della Sicilia. Il via libera di Fratelli d'Italia, Meloniani spaccati, ma linea ufficiale, un assist a Schifani e Cuffaro gongola in questa situazione. Poi ancora, Lega Lombardo, più peso sui posti, rebus lista, top 49 o tutti gli idonei. Insomma, bisogna trovare una soluzione a queste nomine, che prima o poi bisogna che si facciano. Ancora, c'è una buona notizia, fra tante cattive notizie, la Sicilia sta trainando la crescita del paese. Nel terzo trimestre il saldo tra imprese nuove e cessate è positivo di 727 unità, Ragusa supera la media nazionale, dunque c'è boom di aziende innovative e anche dell'edilizia. Qualche cosa, uno spiraglio, insomma, una luce in fondo a questo tunnel. C'è, però da una notizia positiva se ne passa subito una negativa. Catania e Palermo sono ultime appaiate nella graduatoria green su 105 città in Italia. Il report di Legambiente è durissimo e impietoso. Trento la più vivibile e attenta anche all'ambiente. Ne abbiamo parlato ieri invece per quanto riguarda la sanità, attraverso i droni il sangue arriverà a Lipari attraverso il cielo. Questa è una diciamo una sperimentazione, qualcosa importante. Esatto, la prima volta diciamo che si fa non solo in Italia ma un'anteprima mondiale. Poi un focus sulla città di Catania, via Giuffrida, lavavetri molesti, un arresto e una denuncia della polizia, bloccavano le auto, intracciavano il traffico, ieri mattina hanno infastidito gli automobilisti e creato un ingorgo, in manetta un nigeriano che ha opposto resistenza. Poi ancora, una notizia di cronaca questa che arriva dalla provincia, a Guardia Mangano, siamo nell'Acese, le cambia il pannolino, si accorge che non respira, è morta bimba di 3 mesi a Guardia Mangano, il medico asfissia, ma la procura sta indagando e quindi vedremo se ci saranno nuovi sviluppi. Questa è una notizia che mi piace stamattina evidenziare perché noi ne abbiamo sempre parlato, ce ne siamo occupati.
Bisogna fare presto. Ultimi giorni per salvare il centro di eccellenza della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Una deroga da firmare entro il mese, altrimenti perderà la Sicilia questo polo importantissimo di Taormina. È in pericolo, lo afferma la senatrice Musolini, la stessa sopravvivenza addirittura del centro. Questa è la situazione dunque per quanto riguarda la cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Adesso siamo alla Giornale di Sicilia con le vicende politiche. Intanto alla regione i bonus edilizi dividono l'ARS e il governo. Rilevare i crediti incagliati e riaprire i cantieri, il consenso è trasversale, l'assessore frena, niente copertura e la procedura è abbastanza difficile. Quindi un'altra brutta vicenda, complicata per, diciamo, le istituzioni regionali. Per la sanità un vertice tra Schifani, Lega e Movimento per le Autonomie, sui manager si riparte da zero. E intanto al comune di Palermo si complica il rimpasto della giunta, Fratelli d'Italia punta i piedi e minaccia la crisi. Anche lì sono mesi che non si riescono situazione a di mettere stallo. D'accordo. Situazione di stallo, poi una serie di notizie che riguardano proprio la città di Palermo, vandali nella scuola dell'integrazione, raid alla madre Teresa, danni all'istituto, razziati PC, strumenti musicali, e quindi non va per nulla bene. La rap, anche i premi ai furbetti del badge, indagine interna, si sta accertando quanti 301 sotto inchiesta intascavano gli incentivi pure per la produttività. Incentivi pure. Attenzione alla fotonotizia, perché il Palermo non finisce mai di stupire, dice Rosonero tutto cuore, la grande rimonta. Ieri finita 2-2 la sfida con lo Spezia, in svantaggio di due gol il Palermo accorcia prima con Mancuso e poi allo scudere ha trovato la rete con Stura, quindi diciamo c'è cuore, c'è voglia di fare bene in casa Palermo. La Serie A su DAZN e anche Sky, fino al 2024 i diritti televisivi sono stati, diciamo, assegnati, non senza polemiche, soprattutto da parte del presidente del Napoli, De Laurentiis. Magari lo vedremo sulle pagine nazionali questo tema. Palermo con l'edizione di Repubblica, albergheria, la resa di rap. Impossibile tenere pulito. Ce ne siamo occupati noi qualche giorno fa nei telegiornali. L'azienda di raccolta denuncia l'insostenibilità del servizio nel quartiere. Pesano la mancata regolamentazione del mercato e i vicoli che sono stati trasformati in discariche di ingombranti. Questa è la situazione a Ballarò. Lavoriamo, ma subito dopo in strada tornano. Incredibile, cioè. I servizi si arrendono e dicono niente, non possiamo farcela. Impossibile assolutamente. Poi ancora scuola e degrado, i bambini dimenticati, questo è quello che viene fuori. E ancora la banda dell'esplosivo che assalta i bancomat. Vediamo le pagine interne per sapere qualche cosa in più a proposito di quanto accade, per l'appunto. Questa è la foto che ci testimonia come la situazione sia emblematica, complicata all'albergheria. L'azienda scrive, pensa, ha scritto una lettera a Repubblica e ha legato all'azienda delle foto. Noi lavoriamo e subito dopo torna sporco, non ce la facciamo più. Questa è la denuncia della RAP che praticamente cede le armi, si ferma, non riesce più ad andare avanti. Altra situazione davvero complicata a Palermo, pagella piena di insufficienze, il futuro di AMAP resta incerto. Acqua sprecata, servizi interrotti, sistema di depurazione commissariato, tutto con la grande incognita dell'inchiesta della Procura europea. Quindi, vedete, Un altro guaio. La situazione, 64 milioni di sprechi, 20.000 sono i servizi, nel 2021 il servizio è stato interrotto per 20.000 ore a causa di guasti e interventi. E poi 474 euro, che cosa significa? La bolletta, no, è il costo così, medio così della alta bolletta per l'acqua a Palermo.
la morosità è del 17%, la tariffa aumenterà del 5% l'anno fino al 2027. Aumenterà ancora sino al 2027 del 5%. Da non credere, ragazzi. Queste sono davvero situazioni complicate. Limite proprio. La situazione di Palermo. Non manca neanche la sanità, perché chiaramente ce ne siamo già occupati, ma c'è lo scontro in centrodestra, sanità, poltrone roventi, Lombardo alza il tiro, Schifani pronto al rinvio, lo abbiamo visto sugli altri quotidiani, sì. La sintesi è proprio questo, si rinvia probabilmente, forse per non decidere o comunque perché non si trova l'accordo. Abbiamo anche la possibilità di fare vedere qualcosa di sport, visto che il Palermo ieri ha fatto questo 2-2 in casa in recupero, senza fine il Palermo sotto di 2 gol, Spezia ripresa al 104esimo minuto, quindi diciamo un recupero extra in 30.000 sugli spalti per il Rosanero, che dopo il doppio svantaggio pareggiano con le reti di Mancuso e Stula. Nel recupero proteste per un rigore negato a Brunori, quindi addirittura c'era la possibilità di portare a casa l'intera posta. Cioè, abbiamo il tempo, credo di sì ancora, sì. Per andare sulla Gazzetta del Sud, dove ci sono diversi temi. Intanto, Ilenia, 18 anni, in appello alla Nicotera, stiamo parlando di cronaca, appena confermata anche in secondo grado per l'amica che la ferì con un coltello dopo una lite nel quartiere etneo di San Cristoforo. La morte a Catania è avvenuta nel 2020 della 26enne messinese, fatto di cronaca. E poi invece la città di Messina in primo piano. La domanda è: Messina non è una città green, guadagna 2 posizioni, distanzia Palermo e Catania, ma sono ultime, poco, diciamo, esattamente, quindi diciamo che la situazione non va per niente bene in Sicilia. E poi ancora Spadafora, maturità da rifare per 11 ragazzi, torneranno di questa nuovo. È una tegola che arriva sulla testa dei giovani. Bisogna tornare sui libri, comunque i libri del liceo, insomma della maturità, per bisogna rifare tutto. Clamoroso epilogo sul caso degli esami orali annullati per una classe del liceo Galilei di Spadafora. Il TAR ha respinto il ricorso dei 10 compagni della studentessa, che aveva denunciato gravi irregolarità. Una docente infatti aveva anticipato ai maturandi su WhatsApp i temi oggetto delle prove orali, e ora per gli 11 studenti, compresa la ricorrente, ma è tutto da rifare. Non so se è vero, sarà vero, perché se lo dice il giornale, ma come si fa a mandare un WhatsApp agli studenti dicendo il tema? Ma io dico, ma come si può? Questa è la situazione. Chiudiamo con una vicenda internazionale, con la vicenda internazionale per eccellenza, cioè le tensioni in Medio Oriente. Israele rinvia l'invasione. 3 ministri contro Netanyahu. Questa è, diciamo, il nuovo fronte che si apre per una interno. Spaccatura politica tutto del governo in Israele. Mi fermo qui per adesso. D'accordo, allora facciamo pausa, state con noi naturalmente. Buongiorno Sicilia, tornerà fra poco con la rassegna stampa nazionale. A più tardi. Buongiorno Sicilia, con Michele Cucuzza e Angelo Gagliano. Facciamo la rassegna stampa nazionale, Angelo. Sì, ripartiamo stavolta con i quotidiani nazionali, facciamo con Repubblica, che ha in prima, in apertura, come titolo principale, come fatto più importante, proprio il conflitto in Medio Oriente. Si tratta sugli ostaggi, liberate 2 israeliane per motivi umanitari con la mediazione della Croce Rossa, c'è un negoziato per altri 15 civili prigionieri. Biden ferma e frena le operazioni a Gaza, vuole aumentare le forze USA in campo, intanto l'Unione Europea è contro l'escalation. Il Cairo chiede delle zone protette, proprio nella zona di Rafah, sul valico di Rafah, quello è il suo obiettivo. Dissensi comunque tra i generali e Netanyahu sull'intervento di terra, non c'è assolutamente da questo punto di vista convergenza. E poi il caso, i massacri di Hamas nel filmato dell'orrore che sconvolge Israele, brutte, davvero bruttissime immagini che arrivano da quanto registrato probabilmente da apparati mobili da Hamas. Lo sciopero
Attenzione, in Islanda, questa è una notizia di oggi importante, c'è lo sciopero delle donne contro il gender gap, di cui abbiamo parlato più volte anche noi. Qui non è soltanto uno sciopero per lo stipendio, magari cercheremo di approfondire la questione, però l'Islanda è uno dei paesi più all'avanguardia da questo punto di vista e non come l'Italia che sta in fondo alla classifica per quanto riguarda questa particolare classifica. E poi la politica, ritorsione Meloni, schiaffa l'uomo di Mediaset e stoppa al DDL di Forza Italia. E cos'è lo Italia. Schiaffo? Scusa. E dobbiamo andare a leggere, se vuoi, nelle pagine interne. Lo vedremo dopo, dai. Se vuoi possiamo farlo subito comunque. Ah, come credi? Allora, possiamo andare a vedere che cosa praticamente la Meloni, da questo punto di vista, evidentemente c'è una strategia, no? Nel senso, voglio dire che la Meloni fino a questo momento è stata in silenzio, ha subito, fra virgolette, la situazione. Eccolo, dovremmo avere qui la pagina che riguarda la Gianbruno. Un attimino, sì, è la vicenda Gianbruno, quella a cui fa riferimento la Meloni sulla. Vabbè, ma se vuoi la vediamo dopo, dai. Vediamo fra un poco. Urgenza. Non ci dilunghiamo, per adesso sulle pagine interne. Andiamo di nuovo sulle prime pagine, sono tante davvero. Ma quanti giornali hai? Mamma mia! Sono 122 pagine stamattina messe insieme qui dentro. Quindi lui con una destrezza impressionante, scivola tra una pagina e l'altra. Allora, adesso la stampa. Complimenti. grazie. Israele fronda contro Netanyahu, ne abbiamo già parlato. Intanto c'è una trattativa tra USA e anche il Qatar. Hamas libera 50 ostaggi, l'Europa serve una pausa umanitaria. Tre ministri contestano apertamente la linea dura del Premier, frenata l'offensiva di terra contro Gaza. Comunque già c'è una devastazione a Gaza, un massacro davvero che viene mostrato quotidianamente anche in TV. Adesso invece lasciamo questo tema, però ci sono le pagelle al governo della Meloni, salvi esteri e scuola, bocciati diritti e cultura, rimandata l'economia. Questo è ma il la quadro. Pagella chi la fa? La stampa? La fa la stampa, certo, ci mancherebbe la sua pagella. È la sua pagella, ci mancherebbe altro. E poi ancora prima pagina con foto notizie, il peso della crudeltà, le confessioni di Giovanna Mezzogiorno, che ha messo dentro tutto, ci ha messo dentro tutto, dallo sconcerto alla incredulità e poi sofferenza, nessuna rassegnazione, consapevolezza, più un pizzico di ironia a parlare per l'appunto Giovanna Mezzogiorno. Le sue confessioni. Poi ci sono altre notizie, stavolta andiamo sul Corriere della Sera perché parte dalla liberazione di altri due ostaggi. Questo è il titolo scelto dal Corriere, annuncio di Hamas, sono donne israeliane, la trattativa sui prigionieri rallenta per il momento l'invasione, pare che in questo momento ci si stia dedicando alla possibilità di liberare soprattutto gli ostaggi civili. Morti intanto il ragazzo e la pacifista italiani coinvolti nell'attacco, Borrell pausa umanitaria per quanto riguarda l'Europa, la Svezia nella NATO, c'è il sì di Erdogan e quindi si apre un altro fronte, anche questo piuttosto complicato. Beh, la Svezia nel timore di fattacci russi è entrata nella NATO intanto. Si avvia. Allora, poi ancora, questa notizia è importante che riguarda tutti noi, tasse, cambia la dichiarazione 730 precompilata, ci sono novità in arrivo per la politica, Senato entra Galliani, Fugatti vince a Trento e intanto, vedete, foto notizia però che ha tutt'altro tema, da bimba robot all'aborto, la versione di Britney Spears, l'autobiografia, gli scontri con il padre, la libertà. Libertà negata, insomma è una star che ha comunque tante difficoltà, no. Se ne parla tanto anche. Insomma, una storia complicata con il padre. Molto, sì. Molto complicata, soprattutto nella gestione del patrimonio, esatto. Per quello che viene fuori. Adesso il Fatto Quotidiano, che ha un'apertura diversa rispetto a tutti gli altri giornali. Sgarbi è al governo e incassa cachet d'oro, la legge lo vieta. Questa è la situazione, due società per fatturare i compensi da mostre e premi.
Caspita. Il Fatto Quotidiano è andato praticamente giù pesante. Esattamente, è andato a vedere. E poi ancora lasciamo Il Fatto, siamo al Sole 24 Ore. Fisco, dichiarazione precompilata per tutti e scadenza unica fissata al 30 settembre. Così non ci si può sbagliare. Ci siamo, l'abbiamo superato. Scusa, cioè, che l'anno prossimo. A che giorno siamo? 24 ottobre ci dicono che la scadenza è 30 settembre. Chiaramente si parla per l'anno prossimo, ovviamente. Siamo adesso sul Giornale, che ha un titolo particolare a proposito del fisco. Finisce il bullismo fiscale. La svolta, più diritti al contribuente, semplificati i pagamenti, limiti alle cartelle. Questa è una speranza, un auspicio che fanno tutti gli italiani, speriamo. Guarda, ci sono alcune notizie, le leggiamo. Abbiamo approvato due provvedimenti importanti. Nel primo abbiamo semplificato i rapporti tra fisco e contribuente. Nel secondo abbiamo semplificato gli adempimenti dei contribuenti, le dichiarazioni e le loro presentazioni. È tutto più semplice, così dice il vice ministro dell'economia Leo. Staremo a vedere se così sarà poi. Speriamo davvero. Poi ancora, missili di Hamas vicino alle scuole, e si torna a parlare chiaramente del conflitto in Medio Oriente, la tornata elettorale, Galliani e Fugatti, il centrodestra vola, e vedete qui la vicenda apostolico, il governo si ribella alla toga pro migranti, ricorso di Palazzo Chigi contro le sentenze svuota CPR della Apostolico. Il ricorso depositato in Cassazione. Ma intanto, visto che stiamo parlando di politica in qualche modo, la nomina di Amato irrita Giorgia, tenuta all'oscuro. E questa è la questione a cui faceva riferimento. C'è la nomina per l'intelligenza artificiale, e quindi c'è un comitato. E lei non lo sapeva? Lei non lo sapeva, particolarmente innervosita da questa vicenda. Siamo poi su Avvenire. Spinta per la tregua, l'Europa e Mattarella chiedono almeno una pausa umanitaria. No. Biden prima gli ostaggi, Israele rinvia l'operazione di terra, ma bombarda ancora la striscia, liberate due donne. Questa è la situazione riassunta, non è facile ovviamente. Su Avvenire. E poi c'è un'inchiesta che viene portata avanti da Avvenire, generazione azzardo, giovani dalla Gratta e Vinci alle scommesse. Il 10% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni è un giocatore problematico. Mamma mia. Questa è la fotografia che viene fuori. E poi hai visto la Z più grande, perché è la generazione Z, esatto. Che si dedica a giochi, mamma mia. La destra vince ancora, ma litiga sulle pensioni. Evidentemente la maggioranza non riesce a trovare un accordo su questo punto, su questa vicenda. Poi l'appello del Papa, vedete, sull'Osservatore Romano. Fermatevi, fermatevi, questo è l'appello del Papa che ha telefonato a Biden. Bisogna trovare percorsi di pace, questa è la... Stavolta però gli appelli del Papa non trovano grande udienza. In questo momento non c'è un riscontro. Poi ancora, vediamo di leggere anche il Manifesto con la foto che è davvero una fotografia realistica. È dura, cruda di quanto accade. Qui è Gaza, no? Nell'attesa. L'invasione da terra può attendere, ma nel frattempo Israele intensifica i bombardamenti sui civili di Gaza allo stremo. Centinaia di raid tra domenica e lunedì, e nessuna tregua in vista. Il 63% delle oltre 5.000 vittime dall'inizio della rappresaglia sono donne e bambini. Quindi... Terribile, è un disastro. Come è terribile anche la pioggia di missili che continua da Gaza verso Israele, non bisogna dimenticarlo. Poi ancora, sempre sulle prime pagine, siamo sul Tempo, disastro capitale. Questo è un titolo completamente diverso. Romano, molto. Tutto romano, il cantiere di Piazza Venezia del Colpo di Grazia, alla mobilità, traffico paralizzato in centro. Mi piace evidenziare stamattina una notizia che pochi giornali
giornali, anzi forse soltanto diciamo il Messaggero la riporta, perché si parla di un possibile malore per Putin. Sì, pare che sia forse stato trovato svenuto, è vero? Sì, potrebbe essere forse un infarto, ma non ci sono conferme, diciamo, da parte diciamo del Cremlino. Putin giallo sul malore, un arresto cardiaco, il silenzio del Cremlino. La notizia attribuita a ex generale è stata fatta circolare da un canale Telegram, salvato dalla sicurezza, ora si è stabilizzato. Siamo andati a leggere, diciamo, le pagine interne anche del Messaggero. Direi che possiamo fermarci almeno per il momento, sottolineando come la sanità non solo siciliana, ma in generale quella italiana sia messa veramente male, nel senso, i salari dei medici italiani tra i più bassi in Europa, gli ospedali si svuotano, nella classifica degli stipendi siamo solo davanti a Grecia, Estonia e Portogallo. Questa è la situazione ed ecco il motivo per cui i nostri professionisti scelgono di lavorare in clinica oppure vanno all'estero. Situazione complicata e difficile. Davvero. Allora ci fermiamo provvisoriamente qui con la rassegna stampa. Tra pochissimo parleremo di termovalorizzatori, sì o no? Ma intanto diamo un'occhiata al tempo. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo nella giornata di martedì. Maltempo diffuso sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna, con temporali localmente intensi sul medio-alto versante tirrenico. Meglio invece al sud e sulle isole maggiori, come sulla Sicilia, dove l'alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica, garantendo tempo stabile e assolato con cielo sereno e terso. Contesto climatico che ancora una volta si manterrà estivo, valori massimi diurni al di sopra della media stagionale. Giornata di mercoledì che vedrà poi un contesto variabile sull'isola. Avremo infatti piogge intermittenti nell'arco della giornata, prevalenti sul versante tirrenico e sull'estremo settore occidentale. Meglio altrove, che vedrà cielo sereno al più parzialmente nuvoloso. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatela a casa, buonissima. Roba qua. Infatti devo ricordare che tutti i giorni, prima del telegiornale, c'è chi la vuole cotta alle 13 e alle 19.30 su Antenna Sicilia, naturalmente la nostra rete. Diamo il benvenuto a Alberto Foresta, liutaio. Grazie. Questi sono gli strumenti del mestiere, spieghi un po' che sono? Questi sono parti di un violino che ancora deve essere completato. Generalmente si inizia dalle tavole grezze, proprio sono degli spaccati di acero in questo caso per il fondo. Quindi legno pregiato, non legno qualunque. Sì, sono legni che vanno ricercati in certi mercati e che devono essere anche selezionati proprio dall'esperienza del liutaio. Complimenti, Alberto, questo è un liutaio, ma il liutaio oggi costruisce o suona? Più costruisce? Costruisce, ripara. E non solo violini, ma anche i violoncelli. Generalmente tutti gli strumenti a corda. D'accordo. Quindi anche le chitarre, anche i mandolini. Sì, chitarre, mandolini. Oltretutto qui a Catania c'era una grandissima tradizione di costruttori di chitarre e mandolini, si è arrivati ad avere quasi 200 laboratori qui a Catania. Che bello! Sì. Ma ci sono ancora oppure sono un po' purtroppo al tramonto? No, purtroppo il tempo li ha fatti sparire e ovviamente è stata la produzione di massa principalmente e l'importazione dall'estero. Però a oggi, perché i nostri comunque sono di ottima qualità. Sì, i nostri sono riconosciuti in tutto il mondo, considerati tra i migliori strumenti che ci sono al mondo. Lei è di Catania, vero? Sì. E com'è nata questa sua passione? Non è consueta, devo dire, faccio i complimenti. Grazie, questa mia passione è nata, diciamo, come antidoto al logorio della vita moderna. Che bello. Diciamo che volevo. Cioè, guardi queste mani pazienti che stanno
Guardate, guardate, è certo che contro il logorio uno se si concentra lì, quello strumento che ha in mano che sembra un quello taglierino. Quello strumento è una sgorbia, è una sgorbia, uno scalpello però curvo. Serve insomma, a tagliare, appunto come stiamo vedendo, tutte le parti concave degli strumenti. Ci vuole una pazienza e una concentrazione notevolissime. Sì, ci vuole pazienza, concentrazione, ci vogliono quasi 2 mesi di lavoro per completare uno strumento. 2 mesi per fare un violino come quello? Sì. Complimenti, ecco perché si combatte il logorio della vita moderna, perché veramente ci vuole una concentrazione. Ci vuole tempo assoluta. E ci vuole, diciamo, distacco dal tran tran quotidiano. La mia esigenza è stata proprio quella di uscire fuori dalle dinamiche del lavoro frenetico. Ma perché lei prima cosa faceva? Io prima lavoravo in un negozio di telefonia. Aia, proprio l'opposto. Sì, però ho avuto sempre una passione per la musica, e insomma, mi è sempre piaciuto capire come funzionavano gli strumenti musicali. Ho fatto tanti corsi anche come tecnico del suono e ho approfondito quindi la fisica acustica. Ma poi c'è una scuola, no? Come si fa a imparare? Sì. Poi io tra le varie scuole ho scelto una scuola a Torino, l'Accademia di Liuteria Piemontese San Filippo. Ah, c'è un'accademia. Sì, ci sono anche altre. A Cremona. E quindi diciamo che ho lasciato tutto e sono andato lì. Ma serve però una grande capacità manuale, perché acquisisce. Si acquisisce col tempo. Io credo che tutte le capacità possano essere acquisite. Ecco, questo messaggio è importante, lo sottolinei. Tutte le capacità possono essere acquisite. Cioè non si nasce imparati, si impara. No, e non credo neanche tantissimo al dono. Ecco, bravo. Credo che ognuno possa imparare a fare qualunque mestiere applicandosi con la passione. Basta applicarsi però, no? Ci vuole la passione. Quando uno dice, ma ecco, custodite il vostro sogno. Sì, però poi il sogno uno però poi, lo ecco, devi dare. Devi studiare. Ecco, lei che progetti ha adesso? Perché so che ha partecipato recentemente a un concorso, un premio importante. Sì, ho partecipato a un concorso internazionale sulla realizzazione dei ponticelli, che è una parte del... Dove sono? Ci faccia vedere. E in realtà qui non c'è, è la parte, quel pezzettino centrale di legno che si mette qui, che tiene le corde. È quindi fondamentale quella. Sì. Diciamo che la parte che poi caratterizza le frequenze acute dello strumento. Quanto ci vuole a costruirlo? Quanto tempo ci mette a fare un paio violino? Di mesi. Sempre un paio di mesi. Un paio di mesi. Quindi lei si concentra 2 mesi. Mi concentro 2 mesi e saluto, e mi chiudo in casa. Diciamo che sto diventando un po' un eremita. E la cosa fa a casa o un laboratorio? Ho un laboratorio in casa. Poi io i miei contatti sono per lo più all'estero, purtroppo. Perché purtroppo? Perché qui a Catania siamo esterofili, quindi diciamo che i catanesi, non essendoci stata più la tradizione liutaia a Catania, i catanesi musicisti hanno perso i contatti con i liutai e quindi si rivolgono fuori, a Cremona o in altre città. Però la liuteria a Catania è presente, ci sono io, ci sono tanti altri colleghi che sono bravissimi, e quindi... vorremmo che i catanesi si riappropriassero delle maestranze che ci sono a Catania e che sono validissime. E quindi voi magari date gli strumenti, che ne so, al Teatro Massimo Bellini di Catania oppure a quello di Palermo? Sì, saremmo noi che dovremmo farci conoscere da loro per spiegare che possono contare su di noi in che realtà. Che bello, bellissimo. In realtà per ora, almeno per quanto mi riguarda, io vado all'estero a presentare, a consegnare questi strumenti. Esatto. E chi sono quelli più forti all'estero? Diciamo la concorrenza? Sì. Allora, c'è una grande scuola tedesca e loro sono bravissimi, ecco. Ma attualmente gli asiatici ci danno tanto filo da torcere. Pure loro?
hanno imparato il mestiere e hanno loro una pazienza, una manualità incredibile. Vedi? Incredibile. Pazienza e manualità. Sì, la classica, il classico zen del... È vero, lo zen poi alla fine è tradotto in un mestiere. Ma lei l'ha scoperto dentro di sé, questo è bellissimo. Sì, io l'ho scoperto come necessità, è stato un po' terapeutico. Mi ha fatto uscire da un periodo un po' buio della... La telefonia era terribile, com'era? La telefonia era dura, però era un lavoro sicuro, un lavoro stabile. È duro perché? Per la composizione che occorre per costruire, io mi occupavo di assistenza clienti. Ah, allora c'era da fare con gente, comunque, ho capito. Però ecco, è stato più che altro un modo per guarire alcune parti. Ma si percepisce, ci complimentiamo con lei. Grazie. Perché questo è bello, può essere un esempio anche per noi. Forse Angelo, tu e io dovremmo cominciare a costruirci. Ma io ho iniziato tardi per quanto riguarda il mio mestiere. Da dove si comincia? Dal legno? Si comincia da questo e si apre in due, si incolla. Questo è proprio un quarto di un tronco, come se fosse una fetta di torta del tronco. Così. Si taglia, si incolla. Ma questo si procura da qualche parte oppure se lo taglia? Ci sono dei rivenditori specializzati, bisogna andare a cercarli. Questo quindi lei ha fatto il disegno, ce lo fa vedere? Ma questa è soltanto una bozza. Non so se si vede con la telecamera, ecco, sì, si vede, quello è proprio il lato. Diciamo. Sì, questa diciamo poi sarà la parte di sopra, quella che vedete qui. Sì. Infatti. L'interno poi, una volta che le tavole sono incollate, si scava per raggiungere gli spessori che sono necessari. Scusa, la domanda da proprio da profano, ma ci vuole un'abilità pazzesca anche per, mi permetta, quelle curve lì che ci sono. Queste qui, ma c'è anche tutto il filetto attorno, ma intagliato e incollato. E lì quanto ci sta sopra su quell'affare? Su quell'affare... Ci vuole 3-4 giorni, poi dipende, 3-4 giorni. Dipende da quanto sono, poi ci sono anche i lavori di riparazione, cioè anche la vita quotidiana. È giusto. E capita di sbagliare? Sì. E quando si sbaglia è irreparabile? No? In certi casi è irreparabile, mi è capitato certe volte, gli spessori di queste tavole sono molto sottili, cioè, parliamo nel caso della tavola armonica, la parte di sopra, siamo intorno ai 2,4 mm. Caspita. Quindi se sbagli può essere si rompe e mi è capitato tante volte, sì. Ah, che frustrazione in quel caso. Però poi dà un po' la carica per ripartire, per fare meglio, per essere più attenti. Beh, fantastico. Ma quindi rimarrà a Catania pur frequentando l'estero? Oppure... Io spero tanto di poter rimanere a Catania. Sono tornato da Catania dopo aver seguito il corso a Torino proprio perché volevo stare qui e perché vorrei che qui ci fosse di nuovo una grande tradizione. Riprendesse la tradizione catanese. Che adesso quanti siete qua a Catania più o meno? Siamo un 3-4, credo. Cercherò di, insomma, vorrei fare rete con loro, perché credo che, insomma, l'unione fa la forza. Possiamo avere più possibilità di farci conoscere non solo a Catania ma anche fuori, quindi riportare musicisti dalle altre città d'Italia. Farle venire a Catania. Benissimo. Complimenti Alberto Foresta, ricordatevi. Grazie. Questo nome se siete interessati, che potete costruire insieme con lui un gruppetto ancora più folto per costruire luteria, giusto? Sì, violini, chitarre, strumenti a corda. Strumenti a corda. In bocca al lupo e grazie. Complimenti ancora. Facciamo una breve pausa e dopo passeremo ad altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno
Buongiorno Sicilia, termovalorizzatori nella nostra regione sì o no? Allora, non facciamo che lamentarci per la sporcizia e le condizioni delle nostre città, da Catania a Palermo. Poco fa con la rassegna stampa Angelo Gagliano ci ha mostrato le immagini impressionanti dell'albergheria. Allora, per tutta una serie, una fascia importante dell'opinione pubblica, i termovalorizzatori potrebbero essere la soluzione, mentre invece, come sapete, diciamo che gli ambientalisti o certi settori dell'ambientalismo, dei green, dei verdi, diciamo, sono contrari. Allora che succede? Che adesso noi abbiamo in collegamento l'assessore all'energia regionale, Roberto Di Mauro, al quale diamo il buongiorno. Buongiorno assessore, benvenuto. Buongiorno. E con in un altro luogo si trova l'ingegner Giuseppe Sgroi di Lega Ambiente. Buongiorno e benvenuto anche a lei. Allora, assessore Di Mauro, lei è andata nella tana del lupo per annunciare che si fanno i due termovalorizzatori, perché l'ha annunciato all'Ecoforum sui rifiuti e l'economia circolare, proprio di Lega Ambiente, che è contraria, e ha detto che si fanno questi due termovalorizzatori, uno a Palermo e uno a Catania. Lo conferma qui a Buongiorno Sicilia? Certo che lo confermo. Lo confermo, ma l'ho anche spiegato perché. E noi dobbiamo transitare verso l'economia circolare, giusto le direttive europee che peraltro sono state recepite anche dal Parlamento nazionale, l'851 e la 852 del 2018, che impongono tutta un'attività che deve essere fatta a proposito dei rifiuti, e cioè la raccolta, il riciclo e ovviamente la fase poi del recupero energetico. Il tema è in atto lo stato in cui si trova la regione siciliana, con poche opportunità in termini di discarica, con una realtà a Catania e a Siracusa dove non ci sono discariche, e una sofferenza palese nella città di Palermo, che a nostro parere, dopo aver calcolato il flusso dei rifiuti, abbiamo ovviamente deciso che in queste due realtà la soluzione termovalorizzatore è una soluzione opportuna. È ovvio che tutto questo scaturisce dalla situazione in cui noi ci troviamo, cioè passare dal sistema attuale a quello che è il processo di recupero energetico, di riciclo, di riutilizzo, non si fa dall'oggi al domani, ma attraverso un percorso che abbiamo già iniziato, perché a breve partiremo con l'attività di scoping del nuovo piano rifiuti. Quanto tempo prevede, assessore, ci potrebbero essere questi due termovalorizzatori nell'area di Catania e di Palermo? Certo, noi intanto, al di là di inserirlo nel piano rifiuti, come è giusto che sia, abbiamo anche, attraverso così l'interlocuzione che il governo ha avuto con il ministro Pichetto Frattin, la sollecitazione per la riduzione al massimo dei termini che costituiscono il vero problema per la realizzazione dei rifiuti. I termini sarebbero tutta l'attività che va fatta col comitato tecnico-scientifico, con tutto l'iter amministrativo, e quindi abbiamo chiesto con un apposito decreto al governo nazionale una riduzione dei tempi per l'installazione degli impianti, tra cui ovviamente anche i digestori, proprio per cercare di fare anche il recupero energetico, CSS, e il tema dei termovalorizzatori. A mio parere, per realizzare, avere pronto il termovalorizzatore, occorreranno 3-4 anni. Abbiamo saputo, diciamo, più o meno, quindi siamo alla fine del 2023, diciamo tra il 2026 e il 2027 ci potrebbero essere. Lega Ambiente però non ci sta, è così, ingegnere Sgroi? Insomma, diciamo, è una semplificazione dire che Lega Ambiente non ci sta, nel senso che il termovalorizzatore in sé, o inceneritore per la verità, perché non valorizza nulla, questa qui è un'invenzione, non è un termine tecnico termovalorizzatore, perché diciamo abbiamo bisogno, traiamo meno energia di quanto ne emettiamo, quindi diciamo non valorizziamo. Comunque, diciamo, nel sistema di gestione e raccolta dei rifiuti c'è comunque una parte
benché minimo, residuale, eccetera, di secco, che resta e non può essere differenziata, non può essere utilizzata e non conviene dal punto di vista ambientale mettere sotto terra, per intenderci. Nel senso che il danno ambientale, mettere questa parte residuale sotto terra, è superiore al danno ambientale prodotto da Ma mi scusi, lo fanno, mi scusi, la interrompo io, no, mi scusi, la interrompo io perché il collegamento, i due collegamenti sono un po' faticosi fra di voi, ma nel nord Italia ci sono, negli altri paesi ci sono, a Copenaghen ci sciano sopra, lo sapeva lei, poi altro che non valorizza nulla, ricavano energia elettrica e in certi casi acqua calda per gli ambienti, come non valorizzano nulla? Valorizzano e come? Assolutamente no, perché lei deve vedere quanta energia ho bisogno di immettere e quanta ne traggo alla fine, quindi voglio dire, a meno che non ci sia un nuovo principio della termodinamica, che non insegnano nelle università, ho bisogno di più energia rispetto a quanto ne tengo. Ma il punto è che, diciamo, al di là della energia che riesco a trarre, il problema è che comunque una frazione residuale ce l'ho. Questa frazione residuale significa che, diciamo, è più conveniente, per così dire, bruciarla piuttosto che metterla. E allora la vostra posizione qual è? Cioè qual è la vostra idea? Dobbiamo rimanere con le discariche? Dobbiamo rimanere ancora prigionieri di queste discariche che aprono o chiudono, che non si capisce poi chi le gestisce, eccetera, eccetera? No, il punto è in che cosa si investe. Se si investe negli impianti di trasformazione e trattamento dei rifiuti o no. Cioè, da una corretta gestione dei rifiuti si dovrebbe arrivare ad una quantità di residuo da bruciare veramente minimo. Diciamo, dovrebbe essere realisticamente, al di là, diciamo, delle bandiere, ma realisticamente intorno al 24% ce l'abbiamo di rifiuto che non possiamo riciclare. E quindi questo qui necessariamente andrebbe negli inceneritori piuttosto che nelle discariche. Assessore Di Mauro, che dice in proposito? Se non faccio un ragionamento di comprensione. Uno alla volta, purtroppo non possiamo fare. Non riesco a sentire l'assessore, però parla sempre lui. Allora, assessore Di Mauro, ha sentito le obiezioni dell'ingegnere Sgroi? Ho sentito fino a un certo punto, perché non sente bene. Comunque il punto di partenza è che noi abbiamo una situazione prospettiva, citando l'esempio eclatante di Siracusa, di Ragusa e di Catania, dove non ci sono discariche. Queste discariche vengono portate, questi rifiuti vengono portati all'estero a circa 400 euro. Come voi sapete, paga il cittadino e quando il cittadino non paga, ovviamente subentra l'amministrazione comunale. Il tema è: dobbiamo continuare in queste condizioni o finalmente che abbiamo calcolato i flussi che debbono essere conferiti nei termovalorizzatori, circa 600 tonnellate? Dobbiamo procedere con urgenza alla realizzazione di queste strutture, perché io capisco che bisogna affrontare il tema immaginando proprio l'adeguamento a quello che è il tema dell'economia circolare, ma prima di arrivare all'opportunum, che ci vorrà tempo, noi dobbiamo vivere l'esistente, e l'esistente è una situazione che è al limite della difficoltà, perché a differenza di quello che si è fatto in Sicilia occidentale, mi riferisco Palermo, finisco bene o male c'è la RAP, adesso entrerà in funzione fra qualche giorno una vasca importante, la settima vasca, a Trapani nel giro di 3 mesi saranno consegnati i lavori per vasche per circa 2 milioni di metri cubi, ad Agrigento per circa 500.000 metri cubi, perché si tratta solo di abbiamenti, tenete conto che non si possono fare più nuove discariche. Nell'altra parte della Sicilia orientale, tolto l'impianto che si sta facendo a Messina, che risolve il problema di Messina e dintorni, queste benedette 3 province non hanno dove scaricare. Oltre al problema di Palermo, che non può
questo bello lambo essere invaso da discariche a mai finire. Quindi il tema va affrontato con decisione, sapendo che si arriva al termovalorizzatore dopo la selezione del materiale, tutto del prodotto che è stato, ecco, raccolto e quindi tolto praticamente tutto ciò che può essere riciclato, mi riferisco al ferro, mi riferisco all'alluminio, il resto dopo la selezione adeguata in parte deve essere portato al termovalorizzatore, in parte diventerà CSS, cioè materiale che serve agli impianti di bitume, di cemento e quindi viene riutilizzato così come prevede. Ingegnere Sgroi, ha sentito? Vuole dire qualcosa? No, purtroppo non ho sentito neppure una parola. Però, mi dispiace, però, ma neppure una. No, insomma, ascolti, però... Se mi può riassumere... Sì, posso riassumere dicendo che l'assessore ha detto ci sono province della Sicilia orientale, come Catania, come Siracusa, che non hanno neanche le discariche, quindi noi dobbiamo andare con i treni, con gli autobus, eccetera, a portare la monnezza fuori dall'Italia spendendo un sacco di soldi. Allora dice lui, cioè, più le situazioni varie che ci sono, a Palermo abbiamo detto gli incendi che ci sono stati nella discarica di Bellolampo eccetera. Quindi dice perché non attuare una politica, diciamo, che nel giro di qualche anno ci consenta di essere autonomi senza dover dipendere. Naturalmente ha detto anche un'altra cosa, io da profano le dico questo, naturalmente prima di buttare dentro il termovalorizzatore tutto quanto viene fatta una selezione per cui una serie di materiali che non possono essere messi là dentro vengono tolti. Questo la convince oppure no? Adesso io ho fatto un riassunto un po' banalotto, però insomma, la sostanza spero di non aver tradito l'assessore. Dica. Sì. No, dipende dalle quantità che si prevedono. Perché tenga presente che i termovalorizzatori o inceneritori che siano, col decreto Sblocco Italia, devono lavorare a saturazione di carico termico. Questo significa che devono lavorare al massimo delle loro possibilità. Se non lo facciamo lavorare a quel massimo delle proprie possibilità, dobbiamo pagare lo stesso, i cittadini devono pagare lo stesso, perché il piano economico finanziario che viene approvato naturalmente quando si costruisce sia la concessione per un termovalorizzatore, quello prevede. E allora dico, è un discorso di quantità. Se io non ho gli impianti di trattamento dei, diciamo, non favorisco l'economia circolare, non ho impianti di trattamento dei rifiuti, eccetera, anziché avere quel 18, quel 20%, avrò serenamente il 30, il 35, il 40. Dico, peraltro, l'Unione Europea non è d'accordo su questo. Teniamo anche presente che dal 2026, pressoché certamente, gli inceneritori o termovalorizzatori che siano entreranno nel sistema ITS. In soldoni, 80 euro in più dovranno pagare per ogni tonnellata di rifiuto trattato. Quindi, diciamo, anche economicamente oggi molti hanno difficoltà, a meno che non gli garantisco una quantità di rifiuti tale che poi magari non sarà quella di trattato, almeno si spera, e quindi solo in quel caso riesco economicamente a fare fronte alla gestione del termovalorizzatore. Va bene, bisognerà che vi incontriate però in condizioni migliori, non uno in macchina e l'altro... Sì, ma... purtroppo non ho sentito neppure, e me ne dispiace, dispiace anche a noi, ma le vostre posizioni sono chiare per gli ascoltatori, questo è importante, gli ascoltatori hanno chiare quelle che sono le intenzioni della regione e quindi dei nostri amministratori con l'assessore all'energia Di Mauro, che ringraziamo, e anche di chi invece si preoccupa appunto dell'ambiente e anche della, come dire, della validità concreta di questi impianti, come l'ingegnere Sgroi di Legambiente. Vi ringraziamo entrambi, naturalmente la discussione non finisce qua perché, come avete sentito, ammesso pure che si realizzino, passeranno 3-4 anni, quindi avremo tempo anche per fare parecchi dibattiti su questo. Adesso facciamo una pausa breve, state con noi e dopo parleremo dello psicologo, grazie, di base, grazie, che in certi, grazie, casi è necessario. State con noi, grazie, buongiorno Sicilia.
Buongiorno Sicilia, diamo il benvenuto in collegamento a Gaetana D'Agostino, presidente dell'Ordine degli Psicologi d'Italia. Buongiorno, benvenuta. Allora, devo fare una breve introduzione per i nostri ascoltatori. La Sicilia è l'unica regione d'Italia a mettere a disposizione dal 1 gennaio dell'anno prossimo due psicologi a livello territoriale ogni 50.000 abitanti. È una legge di civiltà, tenuto conto della domanda di assistenza, di supporto, naturalmente, e anche durante il periodo del Covid il governo aveva messo a disposizione il bonus psicologico, adesso diventa legge. Invece, c'è anche un giornale che ci fa vedere il bonus psicologo, il sostegno può partire nel 2024. Questo che quotidiano. Siamo sul Messaggero. Messaggero, in arrivo un emendamento per superare lo stallo. Ecco, questo è a livello nazionale, ma la Sicilia è più avanti di tutti, cioè lo fa già di sicuro. È così, dottoressa D'Agostino? Sì, è così, è diventata legge la scorsa settimana. L'unica cosa che mi sento di dire è che non siamo l'unica regione d'Italia. È già partita la Campania, è già operativa in Campania, e la legge anche in Abruzzo e in Puglia. Però quello che caratterizza la nostra legge è che è uno stanziamento veramente importante. La politica ha deciso di stanziare ben 7,4 milioni di euro per questo servizio. E questa è la grande novità, una cifra importante per un servizio di tipo strutturale. Rispetto all'articolo che avete fatto vedere, lì si parla di bonus, quindi è una copertura limitata, non è un vero e proprio psicologo di base o comunque un servizio di psicologia. Allora, dottoressa, ci spieghi che succede quindi adesso in Sicilia, ci faccia capire. Quindi abbiamo... Da noi non è un bonus, è legge, e siamo tra i primi in Italia, se non la prima, tra i primi. Allora, che succede ora? Concretamente che vuol dire? Concretamente, o dopo l'approvazione della legge della scorsa settimana, dobbiamo aspettare i decreti attuativi, ma quello che succederà è la selezione di due psicologi per ogni distretto, i distretti in Sicilia sono 55, che si occuperanno di intercettare quello che è il bisogno della popolazione anche in maniera preventiva. Ad oggi gli psicologi presenti nel sistema sanitario non riescono ad evadere tutte le richieste provenienti dal territorio, e comunque spesso ricevono quelle che sono già delle psicopatologie conclamate. In questo modo invece, in maniera preventiva, noi andiamo ad intercettare un disagio prima che diventi psicopatologia, provocando oltretutto un importante risparmio anche a livello economico per il sistema sanitario, certo, e a livello di presa in carica e di tempo per le persone stesse. Ecco, quindi stiamo parlando di servizio sanitario pubblico, è questo che per capirci, dottoressa, giusto? Sì, certo, è un servizio pubblico. Quindi, sarà richiesto probabilmente il pagamento di un ticket in base poi all'ISEE, però è un servizio pubblico. Se noi pensiamo che ad oggi la cura psicologica è affidata quasi completamente al privato, quindi ecco, il diritto... Prego, sì. Prego, continui pure. Stavo dicendo che il diritto alla salute psicologica è un privilegio in questo momento. Solamente chi può permettersi di andare dallo psicologo e pagare può curarsi, mentre altri no. In questo modo cerchiamo di porre limite a queste disuguaglianze di salute che non devono e non possono esistere in una società civile come la nostra. Quindi è veramente una grossa vittoria di civiltà, come lei ha detto all'inizio. Perché, dottoressa, c'è un'esigenza, c'è bisogno, perché adesso... Quando c'è stato il Covid era evidente che ci fossero, come dire, problemi di natura anche psicologica per chi era costretto a stare con il lockdown, a stare a casa per giornate intere, al lavoro a distanza, i giovani, abbiamo raccontato tante volte questi disagi e difficoltà, ma ci sono ancora, c'è un'esigenza di avere un rapporto senza spendere barche di denari con gli psicologi? Sì, c'è un forte bisogno e la popolazione ce lo chiede in tutti i modi. Proprio il bonus di cui parlavate all'inizio, quando in Sicilia è stato aperto proprio la possibilità di avere del bonus, sono arrivate più di 20.000 domande che non si possono evadere tutte, perché il numero era molto più piccolo di quelle che potevano essere le prestazioni erogate. Quindi significa che la popolazione vuole stare bene. Il Covid, se è una cosa di positivo, l'ha lasciato
fatto è quello che la popolazione non si accontenta più di stare bene solamente da un punto di vista fisico, ma la salute psicologica è diventata una delle priorità e finalmente la politica ha preso in carico seriamente questa tematica con l'approvazione di questa legge. In realtà quindi non diventa altro che una risposta di ciò che il territorio ci chiede a gran voce, certo. Ma lo vediamo anche nelle scuole, ad esempio, anche nelle scuole viene continuamente richiesto il servizio di sostegno psicologico, quindi la popolazione è pronta, la politica la deve rispondere a queste esigenze. Certo, molto importante, l'ultima cosa che le chiedo, quindi dottoressa, ma che cosa si può immaginare, un percorso, un ciclo di sedute, si sa già o va stabilito caso per caso, come si organizzerà poi l'incontro con lo psicologo del servizio pubblico? Ovviamente si stabilirà caso per caso per capire se c'è da fare un percorso o meno. Quello che è importante è che nel momento in cui ci si accorge già dai primi colloqui che ci può essere qualcosa di più importante o di un'omeopatologia l'invio ai servizi secondari di cura, in modo tale che funzioni un po' da filtro e vanno a snellire molte delle domande e non a intasare quelli che sono i servizi attualmente presenti. Quindi lo vedremo, però verrà valutato caso per caso a seconda del disagio che la persona porterà all'osservazione dello specialista. Grazie dottoressa D'Agostino per averci portato queste notizie importanti, interessanti, molto molto utili, preziose per tutta la popolazione. Adesso ci fermiamo provvisoriamente con le chiacchiere in studio e ci guardiamo invece questo filmato. I quotidiani parlano di cucina oggi, per esempio. Sì, guarda, siamo andati a prendere casualmente, attenzione, si parla di pizza stamattina su quotidiani, la bontà in una teglia, la cosa comunque è certa, il cibo di strada più trendy è nato a Roma, e leggiamo qualcosa, rosso per identità e goloso per tradizione, oggi viene proposto in varianti sempre più gourmet e si basa sull'utilizzo di materie prime, diciamo, di grande qualità. Questa è la pizza. L'impasto, qualche consiglio, con acqua fredda, olio al posto dello strutto, lunga lievitazione. Le istruzioni hanno reso questo tipo di intuizione, hanno reso moderno il prodotto. Poi c'è una ricetta, si parla della marinara, cioè come si fa la pizza marinara. Che giornale era questo? questo è il Messaggero, sei interessato, vero? Certo, perché parla di Roma, benissimo. Però quella pizza è veramente molto invitante, devo dire. Sì. Chissà se piacerà anche al nostro Marco Amato, che è lì, che sta centellinando il suo caffè. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti ragazzi. E beh, sì che mi piace la pizza, quella romana in particolare la adoro. Roma è un posto che vado a visitare sempre molto volentieri, mi piace da morire mangiarci. Evviva, a chi non piace, fantastico. Ma le stelle che dicono oggi? Bene, le stelle che dicono? Le stelle oggi fanno un racconto molto complesso, iniziano i pianeti in Scorpione, per cui tutto si rende un pochino più complicato, sia per Leone e Toro, ma soprattutto Acquario. E oggi ho voluto mettere sotto i riflettori delle stelle proprio un Acquario che mi ha molto stupito per le scelte che ha fatto nell'ultimo periodo. Allora, l'Acquario di cui vi volevo parlare è Ferzan Özpetek, che ha lanciato il suo nuovo film, Nuovo Olimpo, in una maniera del tutto nuova e inaspettata, perché è un film che non uscirà nelle sale cinematografiche, ma uscirà in streaming TV. Parla di una storia molto bella, una storia di una Roma degli anni 70 in cui due ragazzi gay piuttosto che etero non dovrebbero esistere, perché dovrebbero esistere i locali. Ebbene, l'Acquario è talmente egalitario che propone una forma di libertà massima, perché vedete, anche personalmente lo penso, i diritti di genere sì, è vero, ci devono essere, devono esistere, purtroppo, perché la nostra società ancora deve tutelare, ahimè, categorie, ma in realtà siamo esseri umani, quindi non dovrebbero esistere i diritti di genere, ma dovrebbero esistere i diritti dell'umanità e la libertà di poter amare seriamente chi si vuole nel rispetto l'uno dell'altro. Faccio un personale applauso a Ferzan Özpetek, non solo per la sua filosofia del tutto acquariana, ma anche per la larghezza di idee e il punto evolutivo che propone su dinamiche annose su cui ancora ci attardiamo. Le stelle non si attardano sicuramente, per cui l'augurio dei transiti in Scorpione, il segno di Michele, crea delle difficoltà ad altri segni zodiacali.
Lo scorpione è il segno delle viscere, dell'acutezza e della critica, qualità che nel zodiaco si apprezza tantissimo. Lo scorpione che rinasce sempre come la fenice dalle sue ceneri, che per adesso con Sole, Mercurio e Marte sta valutando tutta una serie di azioni nuove. Ecco, vedete, Acquario e Leone e Toro purtroppo si troveranno un pochettino più in difficoltà. L'Acquario perché sfiderà ancora una volta il Leone, perché dovrà fare pace col fatto che al lavoro non è il protagonista, e il Toro perché si trova impelagato con le sue posizioni di Giove e Urano in delle pastoie burocratiche, amministrative, gestionali, lavorative, e su cui dovrà molto riflettere. Benissimo per gli altri segni d'acqua, Cancro e Pesci, ottimo intuito, azione, forza e furia. Sia al lavoro per i Pesci, dove riconquistano delle posizioni, ma il Cancro deve comunque calmarsi un po', che deve ammettere semplicemente che i suoi sentimenti esplodono da tutte le parti, come al solito, tanto per capire. Come vi ho sempre detto, quando va bene gli acqua e fuoco se la vedono un po' peggio, quindi l'Ariete è sempre più confuso rispetto ad una persona che, di cui vorrebbe capire di più, ma c'è tempo, poi voi siete sempre positivi e amate le sfide. Il Sagittario invece vedono tutto in maniera più emotiva, è tutto in dodicesima casa, quindi è un logorio psicologico, è un percorso di outing che dovresti fare. Capricorno invece se la cava benissimo con i suoi affari e anche in amore, uno dei più fortunati per adesso, quindi il Capricorno sta bene, poco da dire. Vergine che riesce con difficoltà sempre a catturare. Per quello che riguarda invece i Gemelli e la Bilancia, siete sempre sulla corsa dell'onda, i Gemelli perché del lavoro dove state tirando fuori un'attitudine comunicativa innovativa, Bilancia deve rassegnarsi un pochettino a lasciare andare il passato alle spalle. E detto questo, la mia tazzina Mondrian, tazzina artistica. Mondrian è bellissima, infatti, stupendo, complimenti. Grazie, buon caffè. E grazie per fare prima, perché io mangio dolce e poi mi viene voglia di salato e mangio due volte e faccio due volte colazione, dai. Che simpatico, grazie mille, buon Mondrian. Allora, lo sapevi che l'eruzione del Vesuvio è cominciata, quella famosissima, proprio il 24 ottobre, ma del 79 dopo Cristo, quando la lava seppellisce, anzi più che la lava, ragazzi, è la cenere che seppellisce le città di Pompei e di Ercolano. La lava non è arrivata fino là, sono le esplosioni di cenere, i lapilli, hanno seppellito la gente che scappava. Infatti si trovano ancora le persone che hanno quelle forme di gente in fuga. 24 ottobre, ma pensa, arriviamo al 1915, dal 79 d.C., nasceva Bob Kane, che è il papà di Batman, uno dei supereroi più popolari di tutti i tempi, più freddo e spietato di Superman, senza superpoteri ma con un arsenale tecnologico all'avanguardia. 24 ottobre 1917, sono le 2 di notte e da un bunker dell'Alta Valle dell'Isonzo parte una cannonata, è l'inizio della battaglia di Caporetto per l'esercito italiano. Purtroppo è la madre di tutte le sconfitte. Di bene in meglio, 24 ottobre del 29, sembrava un tranquillo giovedì di ottobre nel pieno di un periodo di grande prosperità per gli Stati Uniti, invece quel giorno passerà alla storia come il giovedì nero della borsa, l'inizio della crisi di Wall Street. Siamo al 24 ottobre 1957, il mondo della moda perde uno dei giganti, Christian Dior, ha reso la moda francese sinonimo di eleganza e lusso dopo la Seconda Guerra Mondiale, contribuendo anche alla nascita dell'industria tessile. E poi arriviamo al 2000, sempre 24 ottobre, in Italia viene approvato a larghissima maggioranza il disegno di legge sulla riforma del servizio militare, viene così abolita la leva obbligatoria. Si spegne il 24 ottobre del 2005 lei, Rosa Parks, l'attivista afroamericana che con il suo coraggio ha contribuito in modo decisivo alla lotta per i diritti civili negli Stati Uniti. Più recentemente, 24 ottobre del 2018, l'Unione Europea introduce un divieto sul consumo dei prodotti monouso in plastica a partire dal 2021, un grande passo verso
verso la sostenibilità. Infine, il 24 ottobre 2006 ci lasciava purtroppo Bruno Laus, eccolo qua, uno dei pilastri della scuola genovese, autore e interprete di canzoni che sono rimaste nella storia della nostra musica, Almeno tu nell'universo, la cantava Mia Martini, L'appuntamento che ha cantato Ornella Vanoni. E noi ascolteremo tra poco e vi lasceremo con questa Onda su Onda. E lo stesso Laus ha raccontato che in realtà questa canzone era dedicata a uno che purtroppo è caduto da una nave e si è perso nell'oceano, ma poi, come succede sempre, doveva essere, come dire, la storia di una tragedia. In realtà, essendo una canzone italiana, prima o poi le cose si aggiustano e voi sentirete. Onda su Onda, Bruno Lauzi, grazie per essere stati con noi, a domani, buongiorno Sicilia. A domani. Aspetta, aspetta. Oh, quanto buio che c'è intorno a me, intorno a me. Che acqua c'è lì da qua, nessuno più mi salverà. Son caduto dalla nave, son caduto. E mentre a bordo c'era il ballo, onda su onda, il mare mi porterà alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda, mi sto allontanando ormai, la nave è una lucciola persa nel blu, mai più mi salverò. E intanto a bordo Sara, ti sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui. Ad occhi chiusi ti stringi a lui. No.